ciao, ciao nonna, non torno tardi, ciao. Mi aspettano tutti gli amici per giocare a pallone. Devo sbrigarmi che sto in ritardo. La partita di pallone mi aspetta. Ho perso proprio l'agilità che avevo negli anni 70. Eppure la strada è sempre la stessa. Certo che non sono più quello di allora. Ecco la porta. Dai, dai, tira, tirate solo in porta, dai, dai. Ma non vedo più nessuno. Non c'è più Oscar, Enrico, Luca, Fabrizio. Sì, sì, perché siamo... sì, siamo nel 2018. Il passato ormai è passato. Oggi è tutta un'altra storia. Cerretano Ciarlatano, le due giornate culturali dedicate non soltanto all'etimologia del nome ma un po' alla storia del Cerretano come venditore di inganni. In questo caso siamo andati a scavare in quello che è il significato e non solo storico del termine Cerretano. Due giornate dedicate all'arte, alla cultura e a un docufilm. Cerreto racconta i personaggi di Cerreto di Spoleto dal dopoguerra fino a quest'oggi. Come vedete qui intorno a me ho le pittrici di una mostra di pittura che si tiene qui al complesso di San Nicola, questa meravigliosa statua in bronzo che ricorda proprio e testimonia il Cerretano Ciarlatano. L'arte del Cerretano Ciarlatano, questa è la locandina ufficiale della manifestazione. Siamo infatti all'interno di quello che è il centro di documentazione del Ciarlatano, che ha sede proprio in questi ambienti tipicamente medievali. Siamo all'interno del complesso monumentale della chiesa di San Nicola a Cerreto di Spoleto, recentemente restaurato. Fino agli anni 80 questo complesso era un rudere coperto di sterpaglie e in fase caduca assoluta, ma adesso è stato riportato a quelli che sono gli ornamenti architettonici di un tempo. Andiamo a conoscere meglio chi erano questi ciarlatani. I ciarlatani ebbero un grande fulgore nel Medioevo. Erano i cosiddetti raccoglitori di questue, che servivano presidi ospedalieri, il comparto sanitario, vendendo delle autentiche patacche, quelle che a Roma si chiamano sole, da qui ciarlatano come persona che inganna. La rinomanza quindi non era delle migliori, ma sono passati secoli ed oggi i ciarlatani, cerretani, sono davvero tutt'altro e questa due giorni ce lo dimostrerà. Cerretano uguale ciarlatano, questo abile venditore di erbe medicinali con facoltà terapeutiche straordinarie che in realtà erano placebi, come dicono quelli che parlano bene. Ad esempio l'olio di scorpione, mi ha molto colpito questo. Io sono qui in compagnia di un volto che conosciamo bene, ogni volta veniamo in Vernerina, ci rivolgiamo a lui, lo storico antropologo Agostino Lucidi. Grazie per essere tornato davanti alle nostre telecamere, davanti al nostro microfono, Agostino. Sì, allora qui siamo nella patria dei cerretani e quindi abbiamo il Festival del Ciarlatano Cerretano. Ricordiamo che siamo in piazza Giovanni Gioviano Pontano, la piazza dedicata al grande umanista. Ecco, qui una delle ipotesi, io lavoro al CETRAV, il CETRAV sin dall'inizio ha cominciato a fare delle ricerche su questa figura. Ecco, ricordiamo cos'è il CETRAV. Il CETRAV è un istituto regionale che si occupa di tradizioni popolari e che ha cercato di valorizzare questo territorio istituendo l'ecomuseo della dorsale appenninica umbra. Per Cerreto di Spoleto il tema forte dell'ecomuseo è proprio il ciarlatano. Ecco, l'ipotesi più accreditata del ciarlatano che nasce come questuante è il fatto che nel 1200, dopo la guerra che c'è stata tra Spoleto e Cerreto, i spoletini hanno distrutto Cerreto, hanno deportato i cerretani a Spoleto e hanno fatto costruire una serie di case lungo l'attuale via Pierleone, che fino a poco tempo fa si chiamava via dei cerretani. Via dei Cerretani, via Pierleone, si trova a Spoleto. In che punto della città specifico? Ecco, si trova proprio tra la piazzetta Torre dell'Olio fino alla piazza San Domenico. Siamo in pieno centro. In pieno centro storico, era subito dopo fuori dalle mura ciclopiche, quindi dalla vecchia cerchia muraria, e entro la cerchia muraria duecentesca.
Bene, questo ci fa capire che poi c'è stata questa sorta proprio di acquartieramento degli spoletini anche nel territorio di Cerreto, in quanto i cerretani, da venditori di patacche, come direbbero in Romagna, diventano in qualche modo schiavi, tra virgolette, degli spoletini. Beh, non proprio così, perché subito loro hanno, non potendo fare nessun'altra attività, hanno studiato quella di poter fare i questuanti per i due ospedali cittadini che erano Santa Maria della Stella presso Piazza San Gregorio e San Matteo degli Infermi presso il Borgaccio. Come si sono evoluti poi questi ciarlatani nel corso dei secoli, nell'alto medioevo, che sappiamo bene, gli storici almeno come lei ce lo insegnano, la parte terminale del periodo medioevale, quindi io pensavamo a scuola fosse il contrario, e nei secoli del Rinascimento, quindi 1700-1800? Fino a quell'epoca questi si sono, i cerretani si sono evoluti, perché inizialmente questuavano per gli spoletini, per i due istituti spoletini, ma poi sono stati ingaggiati dai grandi ospedali europei, soprattutto quello di Santo Spirito in Saxia a Roma e Sant'Antonio di Vienne nel Delfinato in Francia, ma poi anche da altre abbazie, santuari, chiese, perfino dalla Camera Apostolica, che mandava i cerretani per fare le questue per la fabbrica di San Pietro. Quindi il cerretano diventa poi anche un abile venditore di altri prodotti nei secoli a venire. Si evolve, in così dire, anche nella vendita delle spezie e di gioielli. Esatto, viene riportato da molti storici che il ciarlatano, dopo aver appreso tutte le strade d'Europa, non si è limitato a fare le questue, ma ha cominciato a fare anche il venditore, soprattutto di spezie, coralli e ori. Ecco, erano le cose che pesavano poco ma che rendevano molto. E addirittura a livello europeo si sono espansi. Esatto, giravano tutta l'Europa a fare questi venditori e poi alla fine hanno anche fatto le vendite di prodotti medicamentosi, per cui dopo queste vendite erano fatte con delle licenze delle autorità mediche delle varie città europee dove loro spacciavano i loro prodotti. Quindi non erano più ingannatori, ma erano dei veri e propri vettori e distributori di beni di primissima necessità, a parte i gioielli, ma i medicinali o come così le erbe medicamentose erano importanti. Assolutamente, perché erano richiesti, perché i loro prodotti avevano sicuramente dei buoni risultati e quindi, siccome anche l'autorità medica dava il permesso di poterli distribuire, sicuramente avevano dei effetti proprio utili per la popolazione. Quali sono le tracce storiche che riportano a queste verità di fatto e queste ricostruzioni nei secoli, che non sono leggende ma sono ovviamente delle situazioni studiate e comprovate? Quali sono le vestigia che voi avete? Sì, ma ne citiamo tre, tanto per citare le maggiori. Uno è stato Monsignor Teseo Pini, che alla fine del 1400 ha delineato la figura del ciarlatano. Poi parleremo anche di un personaggio importante, che era un medico, Pietro Andrea Mattioli da Siena, che nei suoi scritti parla proprio dei rimedi che avevano questi cerretani. E poi ancora Cipriano Piccolpasso, che nel tratteggiare i vari ritratti dell'Umbria metteva anche delle note, e in queste note trattava proprio degli abitanti del posto, e per Cerreto ha parlato di questi cerretani che andavano girando per il mondo a vendere i loro prodotti. Lucidi, chi sono i cerretani oggi negli anni 10 del 2000 e quasi anni 20 ormai? Ce ne sono molti, ma li troviamo in tutte le parti, ecco. Però diciamo che questa nobile arte è nata proprio a Cerreto di Spoleto. Bene. Così lo riporta anche il vocabolario della Crusca. Il vocabolario della Crusca, che parla praticamente dell'etimologia della parola cerretano, quindi sfatiamo anche la cosa del cerro, quindi della grande quercia, certo. Che era qui presente su questa collina che è un po' il displuvio tra la valle del Vigi e la valle del Nera. Grazie
sicuramente il cerro c'era, perché qui è una zona che è piena di questa specie arborea, quindi probabilmente ha preso il nome dal cerro, ma poi i cerretani hanno avuto una grande storia. Bene, quindi un po' l'uno un po' l'altro, grazie ad Agostino Lucidi, antropologo e storico, che come sempre ci illumina, come sul far della sera accade in questa domenica d'inizio autunno qui a Cerreto di Spoleto e in Valnerina. Il Teatro Comunale di Cerreto di Spoleto, sede di incontri socioculturali, ma anche un luogo che mi appartiene e ho nel cuore, visto e considerato che in una lontana estate, l'estate del 1972, io mi esibii per la prima volta in pubblico, cantando, pensate, una canzone di Adriano Celentano, era L'albero di 30 piani, che in quell'estate andava per la maggiore, ma questa sera, visto e considerato che le tenebre ci attanagliano, è il caso di riflettere, di riguardarci, di come eravamo. La storia dell'Italia attraverso Cerreto di Spoleto e i cerretani dal dopoguerra fino a quest'oggi. Il docufilm Cerreto racconta. Seguiteci. Tra i temi che il docufilm Cerreto racconta ha trattato e ha mostrato ci sono anche quelli legati alle grandi manifestazioni non soltanto spettacolari ma prevalentemente religiose e alla banda di Cerreto di Spoleto, che ha avuto sempre però un destino altalenante. La banda a volte c'era, a volte venivano da fuori perché si era sciolta, poi si è ricongiunta negli anni 90, risciolta di nuovo e adesso si è pensato di rimetterla in piedi. Noi abbiamo qui un esemplare maestro di questo territorio, il maestro Vittorio Altavilla da Norcia. Grazie maestro Altavilla. Grazie a voi. Sì, l'idea è quella di poter rimettere su un organico, perché è il senso di appartenenza delle persone al proprio territorio, è la radice culturale di un territorio la banda musicale. Purtroppo nei primi 900 molte persone hanno dovuto abbandonare lo strumento musicale per imbracciare un fucile, purtroppo. Poi successivamente è stato un problema ricostituire queste bande musicali, questi organici musicali. Noi ci ritroviamo oggi a Cerreto in virtù proprio di una cultura intrinseca al popolo cerretano. Sì, peraltro ricordiamo che nei primi del Novecento la banda era composta da tantissimi giovani ragazzi ma anche adulti, erano qualcosa come 30-40 componenti, cosa che poi si è andato via via diradando. Infatti vediamo anche in questo docufilm immagini degli anni 90 con una banda molto più sparuta. Ma lei ha citato giustamente imbracciano il fucile e poggiano lo strumento, mi ricorda una canzone di Gianni Morandi che era legata alla guerra in Vietnam, c'era un ragazzo che come me. E cosa l'ha spinta a venire a Cerreto e a cercare, rastrellare con un rabdomante quelli che sono potenziali componenti di una banda musicale? Beh, il mio DNA sicuramente, essendo un ursino, è il senso di appartenenza di queste terre, della Valnerina, una terra magica, ricca di tantissime cose, dai sapori alla cultura musicale. E secondo lei ci sono elementi che possono in qualche modo essere instradati quantomeno alla frequentazione della musica, ma anche ad imparare a suonare uno strumento? Io credo di sì, perché fa parte del DNA, come dicevo, del popolo dell'Alta Valnerina, sicuramente, ne ho la certezza. Speriamo di ricostituire una banda musicale a Cerreto di Spoleto quanto prima, anche perché so che lei è un maestro molto blasonato qui in zona, cioè, ci sono molti ragazzi e ragazze che studiano da lei insegna tromba e ha avuto un grande punto di riferimento che è? Il mitico Maurice André, da quando ero bambino. Ha imparato molto presto a suonare musica, 5 anni, ma i grandi talenti si sono sviluppati appunto a quell'età. Anche Andrea Bocelli racconta che a 5 anni lui cominciava già a intonare canzoni e a cantare, ma anche altri che hanno suonato il pianoforte, mi viene in mente Steven Schlacks tra i tanti, che è un po' la colonna sonora di questo docufilm. Grazie al maestro Vittorio Altavilla. Grazie a voi. Grazie. Cerretano, ciarlatano, il ritorno alle origini, alla storia non solo etimologica ma anche proprio strutturale di chi era un ciarlatano e che cosa significa il ciarlatano. Riproporre la tradizione
nel paese di Cerreto di Spoleto, e questo lo dobbiamo a lui, al primo cittadino di Cerreto, il dottor Luciano Campana. Grazie per aver accettato il nostro invito, grazie perché siamo tutti suoi ospiti. Sì, ha iniziato con il dire che ciarlatano o cerretano è, voglio dire, una parola oppure un aggettivo oggettivato, nel senso che i ciarlatani poi hanno nel tempo ritrasformato quello che era una parola di cerretano in ciarlatano, e quindi voglio dire è una storia che si ripropone da diversi secoli, dal 1500, e ancora oggi la parola ciarlatano è conosciuta in tutta, non solo in tutta Italia, ma in tutta Europa e anche oltrepassati i confini europei. Beh, lei ha il merito di far rivivere attraverso la storia, come diciamo, non soltanto etimologica, ma proprio dei fatti che sono documentati anche grazie a studiosi e anche a centri di documentazione che si trovano proprio qui nel territorio, quello che è stato il ciarlatano. Ma il suo pregio non è quello di ricostruire un fatto storico come ora si usa fare un po' dappertutto attraverso manifestazioni figuranti che si improvvisano attori, grandi anche simposi legati alle storie individuali di ogni posto. Lei invece sta facendo un lavoro sulla popolazione attuale per il riconoscimento della propria identità in virtù anche di uno sviluppo verso il futuro. Quindi è partito da una parola per ricostruire un fatto culturale. Ma diciamo, la parola ciarlatano è vista da diversi punti di osservazione. Uno, qualche volta si parla di ciarlatano in maniera negativa, no? Come colui che imbroglia, colui che, voglio dire, inganna, come colui che cerca di vendere cose che non sono poi propriamente così come vengono presentate e così come vengono descritte. Questo è un fatto negativo, ma in realtà, se andiamo alle origini, i ciarlatani non erano proprio coloro che andavano a vendere le cose non pertinenti con una logica, esatto. Allora, noi abbiamo fatto, riproponiamo ogni anno, da diversi anni a questa parte, dei convegni dove vengono, nel corso, diciamo, nei quali noi andiamo a riproporre, andiamo a studiare, ad analizzare, ad approfondire quelle sono le tematiche del ciarlatano. Questa che abbiamo fatto quest'anno, che oggi termina, diciamo, come nella due giorni così di ciarlatano, parlava proprio del ciarlatano dal punto di vista delle diverse sfaccettature del ciarlatano, non solo ciarlatano ingannatore o venditore di unguenti o di cose che praticamente non sono poi in realtà portano quei benefici che i ciarlatani volevano rappresentare, però il ciarlatano noi l'abbiamo osservato nel periodo del Medioevo, in pratica 1400-1500, come personaggio che si è inventato, nata da Cerreto, che si è inventato un modo per darsi un sostegno economico, nel senso che erano aree povere e quindi aveva proprio il bisogno di esternare, quindi di trasferirsi per vendere i prodotti locali non solo nelle aree limitrofe, ma anche in tutta Italia e in tutta Europa. Quindi, voglio dire, sono personaggi che sono stati abituati a guadagnarsi il pane, come diciamo noi. Quindi l'arte di arrangiarsi non nasce a Napoli, ma nasce qui a Cerreto di Spoleto, mi par di intuire. Beh, l'arte di arrangiarsi è stato sempre un modo di sopravvivenza dei popoli che, avendo la necessità di di sbarcare il lunario, di trovare le risorse per poter mantenere la famiglia. Quindi i ciarlatani erano dei personaggi legati a quel tempo
oggi però non è più così, ma insomma... Sono estesi un po' dappertutto, li vediamo dappertutto, dalle istituzioni fino a quelli che sono i normali classici venditori, non soltanto delle cosiddette botteghe, non esistono quasi più perché sono soppiantate dai centri commerciali, ma anche dei rapporti interpersonali che stanno prendendo delle pieghe piuttosto sospette e accidentate. Quindi lei ha la colpa o il merito, non so quale dei due, di riportare la cultura a Cerreto. Merito o colpa? Ce lo dica lei. Io preferirei dire merito, nel senso che, cioè tu mi voglio dire, merito, il merito chiaramente non è tutto mio, nel senso che io ho avuto in passato persone che occupavano nel mio stesso ruolo, che hanno cercato in qualche modo di valorizzare questi personaggi, però noi non abbiamo soltanto il Celetano, abbiamo anche il Pontano, voglio dire Giovanni Giovian Pontano, sul quale puntiamo cioè la nostra attenzione per poter valorizzare queste terre e poter dare a queste terre anche una espressione di cultura che nei secoli passati c'era e ha lasciato in questi luoghi anche segni evidenti di quello che era la vita che facevano in questo territorio. C'è stata una certa partecipazione anche da territori non solo limitrofi ma da altre regioni d'Italia a questa iniziativa che ha visto praticamente i Natali quest'anno nel 2018, ma organizzare certe manifestazioni, anche opere infrastrutturali, quanto è difficile per sindaci come lei di piccoli comuni che sono proprio delle comunità abbastanza esigue a livello demografico? Ma è difficile nel senso che non avendo i nostri comuni così piccoli, prima di tutto delle risorse che si dedicano anche dal punto di vista delle manifestazioni culturali, si deve fare quasi tutto in prima persona. Cioè, per esempio, questa manifestazione ha richiesto, a parte io ho due valenti collaboratrici che mi hanno aiutato in questa iniziativa, però buona parte di questo percorso l'ho dovuto seguire in prima persona. Noi abbiamo lavorato per ben 3 settimane intorno a questa iniziativa e quindi è chiaro che ha distratto la mia attenzione per poter far questo da altre iniziative, quindi devo recuperare. Io ho lavorato di notte, ho impiegato molto tempo per fare questo, primo. Secondo, noi non abbiamo le risorse economiche in bilancio per poter finanziare, per poter agevolare queste iniziative. Quest'anno abbiamo avuto, diciamo così, la fortuna che il GAL, che è il gruppo di azione locale, che è un ente pubblico-privato gestito dalla Regione, ci ha finanziato con un piccolo contributo che ci ha consentito appunto di avere questo risultato, che per me è stato veramente, oggi sono soddisfatto di questo risultato, lo posso dire in maniera molto, molto sincera. Questo ci fa veramente piacere perché dalle giravolte di polche e mazurche durante l'estate abbiamo cercato di mediare anche con un qualcosa che non è stucchevole ma che è un po' il trade union tra la cultura e la spettacolarità. Lei ha il merito anche di aver ricostruito un ponte, oggi si parla purtroppo dopo il dramma di Genova di ponti e soprattutto questa presa di coscienza di vedere qual è lo stato delle strutture dove passiamo tutti i giorni con le automobili. Lei però ha precorso i tempi perché a Borgo Cerreto l'ultima ripresa l'abbiamo fatto io il mass streaming, lei ha ricostruito il famoso ponte in ferro che ormai era abbastanza caduco. Questo ponte io oggi lo vedo dall'alto, mi sembra qualcosa almeno di avveniristico, ma deve essere in qualche modo terminato. È un piccolo ponte perché non è come quello sul Tamigi, come disse all'epoca. Ma io non rivendico il merito di averlo fatto, voglio essere diciamo così onesto, però rivendico una caparbietà con la quale ho cercato di completare quello che è un'opera che era cominciata la bellezza di 12 anni fa e che ci sono voluti ben 12 anni prima di vedere iniziare 3 anni fa e completare, mi auguro, entro 4-5 mesi un'opera che è durata veramente tantissimo. Io ho cercato di dare per mia proindole una spinta importante per far sì che anche nelle opere pubbliche si possano applicare concetti privati che cercano in qualche modo di ottimizzare tempi e risorse, cosa e costi, risorse e tempi, quindi cosa che non è così scontato in questa nostra Italia che purtroppo... Quindi, e se questa iniziativa viene fuori da un
una persona come me che nel territorio dei ciarlatani, ceretani, penso che sta a significare, che voglio dire, io ho riproposto un tema, il merito di aver riproposto ciarlatano, ma come cultura, non come modi di fare. Bene, anche perché i modi di fare, abbiamo detto già prima, si sono estesi un po' dappertutto. Grazie a Luciano Campana, sindaco di questo piccolo comune che ha dato i natali ai miei genitori, ai miei nonni, quindi anche a me che sono cittadino di Cerreto di Spoleto. E adesso ci gustiamo questo docufilm Cerreto racconta. Grazie Luciano. Ciao, grazie a tutti. Si è appena conclusa la proiezione del documentario film Cerreto racconta. Devo dire di essere emozionato perché tutta la cittadinanza cerretana e non solo ha apprezzato, facendomi una ovazione che io non ho mai ricevuto in 40 anni che faccio questo mestiere, ma il giudizio più critico, positivo, più bello, più importante parte da un grande filmmaker, possiamo definirlo così, un aiuto regista tra i nomi più grandi del cinema italiano che ha operato fino agli anni 90, Enrico Bellani, e lei mi ha fatto dei complimenti veramente straordinari. So che lei è umbro e ha lavorato con i maggiori registi della cinematografia del dopoguerra, del Novecento. Più che lavorato li ho conosciuti e sono cresciuto grazie anche alle loro grandi opere. È doveroso da parte mia, innanzitutto io non sono abituato a fare elogi gratuiti. Devo dire subito che devo fare un elogio particolare a chi ha voluto questo progetto ed è il sindaco Campana del comune di Cerreto e tutti quelli che si sono adoperati a fare, perché ho visto tutto il programma, o quasi, e finalmente ho notato una cosa che mi dà molto onore. È stato alzato il tiro dei programmi culturali e questo sindaco, dobbiamo dargli 10 stelline per aver voluto e fatto questo, perché non lo dico con polemica, lo dico con molta serenità. Qui facciamo solo stracci, tamburi e porchette. E questo sindaco ci ha dato la soddisfazione che finalmente ha dato un messaggio che si può fare anche la cultura che conta, e qui di cultura che conta ce n'è molta. E adesso veniamo a te, che ti sei cimentato in questo progetto difficile, però l'hai portato bene a termine per due motivi: hai legato la storia di molti anni e hai anche avuto la forza, perché ci vuole anche coraggio, di fare un montaggio non facile, perché il documentario è, a mio avviso, molto più difficile di fare un film con gli attori. Ci sei riuscito e sono convinto che non è che hai avuto mezzi o studi a disposizione. Tutt'altro. Quindi è doppio elogio, te lo dico con molto col cuore e con il cervello. Perché ripeto, il mio stile è di dire quello che penso. Sarei felice se un giorno possiamo collaborare con la partecipazione di questo sindaco che ha fatto il primo passo importante, e vedremo se in seguito possiamo fare qualcosa insieme. Io me lo auguro, ti ringrazio perché hai dato un bellissimo messaggio, sia come storia, ma hai aperto anche una finestra. Perché ho avuto la soddisfazione di stare in platea dove il pubblico commentava. Io ho visto due film, due colonne, e il pubblico commentava con entusiasmo ogni inquadratura. E questo è stato il più bel regalo che io potessi avere come critico, come mondo che mi rappresenta, che faccio. Ti ringrazio molto. Sono io che ringrazio lei, Bellani, veramente, anche perché. E ti auguro grandi successi futuri. Grazie. Siamo arrivati già a mezza età, ma la vita spero sia ancora lunga, quindi possiamo cimentarci in tante altre realtà. Io comprovo perfettamente che lei ha citato la forza e il coraggio del sindaco Luciano Campana, che ha creduto, il primo a credere in questo progetto. Io la ringrazio
dei complimenti. E qui in questo teatro io mi sono esibito per la prima volta 44 anni fa, spero che adesso non si chiuda un ciclo ma se ne apra un altro. I complimenti da un grande uomo di cinema che ha firmato i migliori film con i migliori registi italiani, è il più bel regalo che corona 40 anni. Da Cerreto di Spoleto, il mio paese. Ciao a tutti. È stato un onore in memoria di chi ha lasciato questo materiale, di chi non c'è più e di Cerreto, perché anche quelli che verranno lo possono vedere. Poi ci abbiamo ancora tante ore da montare, io ho scelto una parte, quindi solo quello. Grazie veramente.